Professore Luca Diodallevi, dunque, l'Azione Cattolica compie 150 anni. L'Azione Cattolica compie 150 anni e noi abbiamo deciso di ricordare questa ricorrenza in un modo un pochino strano ma molto coerente rispetto alla storia dell'Azione Cattolica. Ecco, che succede infatti domani? Succedono due cose che dicono l'identità dell'Azione Cattolica. La prima cosa è che l'Azione Cattolica si occupa degli uomini e delle donne concreti e quindi vivendo in questa città noi abbiamo scelto di spendere questa occasione dedicando la nostra attenzione al lavoro e poi di farlo come Chiesa, perché noi siamo uomini e donne assolutamente normali dentro la Chiesa e credenti assolutamente normali dentro la città. E è molto bello che questo 150esimo sia un po' il perno intorno al quale ruotano i festeggiamenti di San Valentino, il patrono della nostra Chiesa e della nostra città. Ecco, le chiedo perché il lavoro? È il lavoro perché quando tu cammini con uomini e donne della tua età, più anziani, più giovani, e cerchi di stare attenti a bisogni più profondi e stai a Terni, e stai a Narni, e stai a Melia, come nel nostro caso, non puoi non riconoscere tra i bisogni più profondi quello del lavoro, della crescita come partecipazione a una vicenda economica che non declina e anche se sei giovane. Una grande emergenza è quella che subentra quando tu non sei più in grado di guardare con speranza al futuro. Allora noi vorremmo dare delle ragioni per guardare con speranza le grandi trasformazioni dentro le quali noi siamo già coinvolti. Ecco, voi vi rivolgete soprattutto ai giovani, tant'è che il convegno coinvolge anche le scuole, no? Diciamo, noi ci Però non rivolgiamo a tutti, soltanto. però abbiamo riservato uno spazio particolare per i giovani, quindi alla mattina per delle classi delle superiori che si avvicinano al momento della scelta alla fine di quel ciclo, offriamo un seminario per loro sulle questioni del lavoro. Pomeriggio invece alle 5 e tre quarti alla Sala Gazzoli, un'occasione di riflessione per tutti con due robuste introduzioni e poi il dibattito. Ecco, ma il lavoro, per come l'abbiamo interpretato, sarà diverso Il lavoro d'ora in sarà avanti. diverso, ma noi siamo figli di una generazione che per la prima volta in una città come Terni aveva un lavoro prevalentemente operaio e impiegatizio, perché 150 anni fa il lavoro era prevalentemente agricolo. Dunque ci siamo un po' dimenticati del fatto che il lavoro cambia, ma in realtà cambiando l'economia cambia il lavoro e questo cambiamento è foriero di grandi possibilità che bisogna saperle cogliere. Quindi la tecnologia non sarà nemica La comunque del. tecnologia non sarà nemica, sposterà l'attenzione da alcuni settori a altri settori, da alcune mansioni a altre mansioni e la tecnologia che viene richiederà a tutti più flessibilità e agli imprenditori più coraggio. Ecco, invece le chiedo secondo voi, qual è l'obbligo, quali sono i compiti della politica, che cosa deve fare la politica? Paradossalmente, il primo obbligo è riconoscere che il suo è un piccolo contributo, quindi non impicciarsi di tutto. Ci sono però alcune cose che spettano la politica e quelle le deve fare e bene. Diciamo che uno è il rispetto dei diritti, l'altro probabilmente è alcune grandi infrastrutture che facciano uscire Terni dall'isolamento. Credo che l'esempio migliore per tutti sia quello delle linee ferroviarie che passando per Terni collegano i due lati, est e ovest del paese, della penisola, vanno potenziate e questa è una cosa della quale la politica si può occupare. Ma direi che la cosa migliore che la politica può fare è essere meno, ridursi ed essere migliore, essere più efficiente. Ecco, ma lei guarda il futuro con ottimismo o con apprensione ancora, visto che sembra che stiamo uscendo dalla crisi? Allora, io direi che lo guardo con speranza. Non possiamo dire di essere ottimisti perché se le cose continuano così, il nostro paese e anche la nostra area è destinata a declinare. È vero che i nostri numeri in questo momento sono positivi, ma noi dobbiamo leggere la traiettoria generale. Nella traiettoria generale l'Italia e l'Umbria nell'Italia, quando le cose vanno male, da noi vanno peggio che altrove. Quando vanno meno bene che altrove, per cui al di là dei cicli, che sono più o meno gli stessi in tutto il pianeta, la forbice si allontana, quindi non ci sono ragioni per essere ottimisti. L'ottimista è quello che dice è inutile che tocco qualcosa perché tanto le cose vanno bene da sé. C'è ragione per avere speranza, cioè sapere che se assumiamo
alcune scelte coraggiose, se ci assumiamo tutti un pezzo di responsabilità e come credenti il Vangelo e la grazia ci sostengono e ci orientano in questo, la battaglia non è ancora persa. Però possiamo dire una cosa, e in questo chiudiamo e anche ci rivolgiamo ai giovani, no? C'è bisogno di cultura, cioè le persone le devono sapere le cose, altrimenti non c'è futuro. Non solo, c'è bisogno di cultura, perché quando anche solo 50 anni fa una persona usciva dall'ITIS di Terni era molto preparata a fare un lavoro, e per i 20, 30, 35 anni della sua carriera lavorativa poteva continuare a fare sempre quel lavoro. Oggi l'innovazione tecnologica è talmente tanto incalzante che nella vita devi cambiare logiche, devi cambiare competenze. È questo che in particolare richiede cultura, che è la capacità di passare da un modo a un altro di fare la stessa cosa. Noi quando siamo nella scuola, io e te, non conoscevamo i computer, non avevamo questo, li abbiamo imparati, ci siamo riusciti così, abbiamo appreso queste tecniche perché avevamo un po' di cultura che ci consentiva di fare un passo. Questo va dato ai giovani. Grazie.